Un giorno come tanti, in cui si facevano le cose di sempre, leggere un giornale, prendersi un caffè al bar o chiacchierare con gli amici, fu sconvolto da una tragica notizia. Il governo tedesco, convinto di dover salvaguardare la purezza della razza ariana, aveva promulgato una serie di leggi razziali contro gli ebrei, conosciute con il nome di leggi di Norimberga. Pervaso dal riconoscimento che la purezza del sangue tedesco è la premessa per la conservazione del popolo tedesco ed animato dal proposito irriducibile di assicurare il futuro della nazione tedesca, il Reichstag ha approvato la seguente legge. Solo un cittadino del Reich gode di tutti i poteri politici stabiliti dalla legge. È proibito agli ebrei il libero esercizio della vendita. I negozi giudei che opereranno in violazione di questa ordinanza saranno chiusi. I matrimoni tra ebrei e cittadini di sangue tedesco affini sono proibiti. I matrimoni già celebrati sono nulli. Cittadino del Reich può essere solo colui che abbia sangue tedesco affine e che dimostri attraverso il suo comportamento il desiderio di servire fedelmente il Reich e il popolo tedesco. Queste leggi, già inaccettabili per gli adulti, lo erano ancor più per i bambini, i quali non riuscivano a comprenderne il significato. Solo l'amore di un genitore riuscì col sorriso a preservare il figlio dall'orrore e sdrammatizzare l'assurdità di un cartello affisso all'esterno di un negozio. Perché vietate l'ingresso ai cani ebrei, babbo? Perché loro i cani ebrei non ci li vogliono. Qui ognuno fa come gli pare, Gesù. Là c'è un negozio, una ferramenta. Loro tipo non fanno entrare gli spagnoli cavalli. Là c'è una cosa, una farmacia. Ieri ci sono andato con un mio amico, un cinese che aveva un canguro. Dico, si può entrare? Dice, no, qui non vogliamo cinesi e canguri. Ognuno fa quello che gli pare, che ti vuol dire. Ma noi facciamo entrare tutti nella nostra libreria. No, da domani ce lo scriviamo pure noi. Guarda, a te chi ti sta antipatico? I ragni. A te? A me i visigodi. Da domani ce lo scriviamo. Gli è dato l'ingresso ai ragni e ai visigodi. Mi hanno rotto le scatole questi visigodi. Basta. I bambini, ancora inconsapevoli, intrattengono ignari giochi spensierati. Il mondo intero stava vivendo la tragedia. Era scoppiata una follia particolare, una specie di corsa al massacro, mai vista prima. Nessuno era al sicuro, vecchi, donne, bambini, perfino neonati. Erano ebrei. I tedeschi, i tedeschi! La tragedia si era ormai consumata. Molti erano caduti vittime delle leggi razziali e della furia omicidia nazista. Neanche i bambini erano stati risparmiati. I bambini, ormai consapevoli di quello che stava accadendo attorno a loro, sopportavano come gli adulti il destino crudele nei ghetti. Attraverso la poesia figuravano la triste realtà in cui vivevano. La paura, la nostalgia del passato e della famiglia, la sofferenza, la malattia, la fame. Nonostante tutto, però, credevano in un futuro migliore e speravano nel ritorno a casa. È piccolo il giardino, profumato di rose. È stretto il sentiero dove corre il bambino. Un bambino grazioso, come un bocciolo che si apre. Quando il bocciolo si aprirà, il bambino non ci sarà. L'ultima, proprio l'ultima, di un giallo così intenso, così assolutamente gialla, come una lacrima di sole quando cade sopra una roccia bianca. Così gialla, l'ultima. Volava in alto leggera, leggiava sicura, per baciare il suo ultimo mondo. Tra qualche giorno sarà la mia settimana, settimana di ghetto. Ma qui non ho visto nessuna farfalla, quella dell'altra volta fu l'ultima. Le farfalle non vivono nel ghetto. Di nuovo l'orrore ha colpito il ghetto. Un male crudele che ne scaccia ogni altro. La morte, demone folle, brandisce una gelida falce che decapita intorno le sue vittime. I cuori dei padri battono oggi di paura e le madri nascondono il viso nel grembo. La vipera del tifo strangola i bambini e le preleva le sue decime dal branco. Oggi il mio sangue pulsa ancora, ma i miei compagni muoiono accanto. Piuttosto di vederli morire, vorrei io stesso trovare la morte. Ma no, mio Dio, noi vogliamo vivere, non vogliamo vuoti nelle nostre file. Il mondo è nostro e noi lo vogliamo migliore. Vogliamo fare qualcosa. È vietato morire. È più di un anno che vivo al ghetto, nella nera città di Terezin.
e quando penso alla mia casa so bene di che si tratta. Oh, mia piccola casa, mia casetta, perché mi hanno strappato da te? Perché mi hanno portato nella desolazione, nell'abisso di un nulla senza ritorno? Oh, come vorrei tornare a casa mia, fiore di primavera. Quando vivevo tra le sue mura io non sapevo quanto l'amavo. Ora ricordo quei tempi d'oro. Presto ritornerò, ecco, già corro. Per le strade girano i reclusi e ogni volta che incontri tu vedi che cos'è questo ghetto. La paura e la miseria. Squallore e fame, questa è la vita che noi viviamo qua giù. Ma nessuno si deve arrendere. La terra gira e i tempi cambieranno. Che arrivi dunque quel giorno in cui ci rivedremo, mia piccola casa. Ma intanto preziosa mi sei, perché mi posso sognare di te. Vorrei andare sola, dove c'è un'altra gente migliore. In qualche posto sconosciuto, dove nessuno più uccide. Ma forse ci andremo in tanti verso questo sogno. In mille forse, e perché non subito? Ai bambini una carezza, per tutte le infanzie rubate, per i legami strappati, per i fiori recisi, per le andate senza ritorno, per tutti i progetti uomo mai realizzati, per tutte le ferite dell'abbandono, per tutto il freddo, per tutta la paura, per tutto l'odio, per tutta la fame, per tutto il non amore.